Una serata speciale per la Rotary Club Valdano, parliamo di solidarietà, parliamo di un progetto in Africa molto bello, nel segno del progetto NEMA, Ollus, e noi siamo felici di avere il Presidente Lorenzo Tinagli che ci ha invitati, grazie Presidente, in compagnia dei dirigenti di questo progetto NEMA in Tanzania. Nell'ottica di avere collaborazioni e conoscere altre associazioni che si impegnano in quello che sono il servizio, che è poi diciamo l'oggetto che muove il nostro club come Rotary a livello internazionale, ci sono tante associazioni che fanno le stesse cose, quindi collaborazione e conoscersi è importante anche in vista di collaborazioni e sviluppi prossimi o successivi. Vogliamo un po' sapere di questo progetto, le caratteristiche, siete arrivati nei primi anni 2000 se non sbaglio in Tanzania, con quali obiettivi e con quali finalità? Insomma, siamo stati un mese la prima volta, è nato un'esperienza che poi ha portato alla nascita dell'associazione, sotto forma di Onlus, NEMA si chiama, vuol dire anima, anche per il discorso di riuscire a reperire fondi che potessero essere utilizzati, ma non per un assistenzialismo, ma per un progetto di collaborazione e di scambio, perché noi avevamo la possibilità di dare delle soluzioni materiali, ma loro avevano la possibilità di darci una umanità che noi adesso non abbiamo più. Cosa avete fatto in questi 20 anni, quasi 20 anni? La costruzione del dispensario, un fabbricato di 550 metri quadrati, poi in più il sostentamento alla scuola che a quell'ora si chiamava domestica, che ora è diventata un istituto professionale riconosciuto dallo Stato tanzaniano. Ecco, questi sono stati i primi progetti.